Il progetto di restauro della volta e tamburo della navata della chiesa di Santa Maria in Montesanto a Roma. I lavori di edificazione iniziarono nel 1668 e dopo 6 anni la pianta della chiesa, di forma ellittica, subì già dei cambiamenti con l'emergere di Carlo Fontana che aveva affiancato l'anziano Reinaldi. Le difficoltà nella mediazione della pianta della chiesa e l'inserimento della cupola e richiesa dall'intervento diretto di Gian Lorenzo Bellini, che progettò quest'ultima e che grazie ad espedienti ottici legati ad importanti cambiamenti progettuali riuscì a ottenere una simmetria apparente pur nella diversità delle dimensioni delle piante. La cupola, realizzata da Bellini, è di forma dodecagonale, costolonata sino alla corona della lanterna. L'interno della chiesa è costituito da un gran vano di forma e pianta ellittica sormontata dalla cupola con 6 cappelle radiali, un ampio cornicione interrotto soltanto da vani e l'ingresso del coro, che raccolta la cupola con le pareti nelle quali si aprono gli archi delle cappelle. 7 finestre situate sulle imposte della cupola regolano l'illuminazione. Infine, 4 grandi archi d'ingresso del coro introducono le rispettive porte di servizio. Sopra l'arco trionfale sorge un gruppo scultoreo stucco con 2 angeli che reggono lo stemma della committente, il cardinale Gastaldi. Questo fu realizzato da Filippo Calcani, autore, intorno al 1675 del gruppo scultoreo, e anche delle statue raffiguranti San Di Angelo e Alberto, Eliseo e Elia, poste nelle nicchie della cupola. L'intervento consisterà nel modificare la superficie superiore della cupola e della pianta inferiore. Al termine della disinfestazione seguirà anche una pulitura dettagliata degli intonaci e degli stucchi per mezzo di aspiratori e spazzole morbide. L'asportazione di depositi incoerenti verrà poi incrementata con l'ausilio di panni lattice vulcanizzato che verranno strofinati sulla superficie per eliminare le concrezioni più tenaci. Le festurazioni e le lacune verranno risarcite con malte idrauliche trattate superficialmente. Successivamente le cornie della volta verranno rigenerate con delle velature a calce, comprendendo sia le parti architettoniche che quelle figurative, che verranno eseguite nuovamente sulle superfici più compromesse con dei consolidamenti.